anche le luci si sono spente, i motori hanno smesso di rombare, cosa resta del rally del Cioc e della Valle del Serchio? La 37esima edizione va in archivio con un podio regale, con un bilancio lusinghiero, anzi eccellente. Un ciocco storico innanzitutto per la vittoria, la prima a livello mondiale, di una vettura alimentata a gas, la bellissima Ford Fiesta R5 della Movisport, guidata con maestria da Gian Domenico Basso. Il vicentino ha colto il suo terzo successo sulle strade della Garfagnana dopo i trionfi del lontano 2003 e quello più recente dello scorso anno. Manco a dirlo, il gasatissimo Basso balza al comando della classifica del CIR e si propone come uno degli uomini da battere. Il triste di Assi, che ha monopolizzato il podio di Castelnuovo, è completato da Scandola Andreucci. Il veronese, campione italiano in carica, ha disputato una corsa regolare ma senza acuti. In realtà aveva il pacchetto più affidabile e consolidato e forse era lecito attendersi qualcosa in più, ma nella lotta tricolore ci sarà. Avvio difficile ma finale con un significativo sorriso a 64 denti per Paolo Andreucci. Strano vederlo arrancare con distacchi pesanti nelle prime prove speciali, più logico rivederlo ai vertici strada facendo. Il feeling del 7 volte campione italiano con la nuovissima, al debutto Peugeot 208 R5, è stato un continuo crescendo, quasi rossiniano. Ucci è un fuoriclasse, il fuoriclasse è quindi attendere. Già al Sanremo dovranno fare i conti con lui. Realtà e certezze di un ciocco che ha avuto nel 25enne siciliano Andrea Lucita la grande rivelazione. Solo la fortuna gli ha impedito di salire sul podio, ma da Sanremo in poi ne sentiremo parlare. Ai piedi del podio interessante il derby Ciavarella-Michelini, vinto dal massese, di strettissima misura sul lucchese Rudi, che però forse già da Sanremo avrà la nuova Citroën DS3 R5. Annotazione finale, palma di migliore in campo, pardon, sulla strada per il pubblico. Straordinario, attento e corretto, con un muro davvero sul picco di massa a Sasso Rosso che per una domenica mattina si è trasformato in uno stadio a cielo aperto. Archiviato il ciocco, la sfida del CIR si sposta a Sanremo, 4-6 aprile. Basso, Scandola e Andreucci, tre tenori sono pronti a nuovi acuti per una intrigante e avvincente sfida.